hai qualcosa da dire, diventi un artista. Se no, puoi essere un bravissimo scalpellino, un bravissimo formatore, un bravissimo gessino, vasaio, ceramista, però non sei un artista, probabilmente. Sono in attesa di qualcosa che mi colpisca, ma probabilmente per essere colpito da qualcosa devi anche essere predisposto tu ad accoglierlo. Come posso dire che questa cosa qua ha una poesia? Ha poesia solamente se io la prendo in mano e mi metto a fare. Tutta questa storia, questi passaggi, queste ombre che in qualche modo convivono con me quando mi ritiro in questo spazio, le sento amiche. Più i miei muri sono sporchi e più io sono contenta e più mi fanno allegria, anche se queste non sono delle opere, però fanno parte di un processo. Sono muri che mi accolgono. Mio nonno e i miei zii facevano le rosette con le mani, impastavano la pasta, e io invece creo i miei gioielli con le resine, impastando, forgiando. Che l'arte non riesce a sconfiggere la morte, ma magari riesce a distrarla per qualche attimo, ecco. Siamo un po' più ottimisti così.